L'anno scorso, il 1º maggio, ho fatto una ballata con mio fratello Eugenio. La realtà non può essere questa, che diceva chitarre che suonano da sole, nel silenzio di nessuna festa. La realtà non può essere questa. Speriamo che in un futuro prossimo le chitarre siano all'aperto. Comunque, questo 1º maggio riusciamo a suonare all'aperto con la gente, con i ragazzi, le ragazze, perché è giusto che ci sia costantemente uno scambio tra chi fa musica e chi ascolta. Nel cast del primo concerto del 1º maggio 1990 c'era anche lei. Cosa ricorda di quell'esperienza? In genere sono talmente impegnato a concentrarmi sul futuro che corro il rischio di scordarmi quello che ho fatto in passato. Spero che non abbia fatto niente di male. Ecco, invece sul futuro, come immagina la musica del futuro? Ma le etichette lasciano il tempo che trovano, servono soltanto ai giornalisti specializzati o pseudo specializzati. Ma la musica ha un obiettivo, quello di coinvolgere emotivamente, quello di essere energetici, perché mai come in questo periodo storico abbiamo bisogno di tanta energia e propositività. La musica è uno scambio di propositività, costantemente. Nel 2021 cosa vorrebbe dire fare il musicista? Qual è il messaggio che deve passare attraverso la musica per chi si approccia a questo mestiere in questo momento? Il territorio è minato, soprattutto nel 2021. Ci sono tanti problemi, ognuno di noi ha dei problemi e la collettività ha dei problemi. Per cui la musica dovrebbe essere terapeutica, quindi auspico una musica vitale, energetica e terapeutica per me stesso e per tutti quanti noi.